che sai di nuovo dove andare a migliorare il Como e di metterci le radici, perché è sempre venuto un fatto anacronistico rispetto ai trend europei mondiali. Ma proprio questo abbiamo chiesto, senza nessuna polemica, attraverso un'interrogazione che mi ha presentato, una serie di delucidazioni a questa amministrazione. L'elenco per facilità, se l'amministrazione sia dotata di un piano parcheggi. A quanto ammontano gli introiti annuali per attuare parcheggi in Gallarese, perché si dice 500.000, 700.000, che interessa sapere una cifra esatta. Se nelle proposte della società di costruzione, insieme agli occhi e degli ingegneri Zitolfi e Tavola, è prevista una rinuncia da parte del Comune CSU a tali proposte. Se i menzionati progetti prevedono un pagamento della sosta anche nel venuto prossimo, se l'amministrazione intende portare a termine il progetto di realizzazione di altri parcheggi, e in che termine, e in particolare come sia lo stato della pratica relativa alla realizzazione di parcheggi per la sorveglianza. Noi sappiamo che circa 400 posti auto sul progetto. Quale sia la procedura dal punto di vista tecnico e formale che l'amministrazione intende seguire nella valutazione e nella possibile implementazione dei condizioni progetti relativi alla rete. Quale sia l'orientamento dell'amministrazione comunale in merito ai condizioni progetti e a quali elementi sia sostenuto questo orientamento. Questo è quanto congiunto nel documento che abbiamo portato. La seconda osservazione è relativa alla Fondazione Volta. Esiste una storia lunga che parte da Centro Volta, da Libra Como e poi fusione di Fondazione Volta. Esiste un penultimo triennio sostenuto dalla Presidenza Castelli come Presidente, un bel triennio sono state a posteriori rilevate alcune volte che io definisco suggestive. In particolare mi riferisco ai valori relativi ai debiti o acconti e facilità derivanti da convegni che l'associazione organizzava. Iscritte come ricavi, questo pesa circa 430.000 euro e a questo punto sorge una domanda necessaria. Nell'ottica della trasparenza delle nomine dei vertici di competenza del sindaco della città, in società che si possono naturalmente ricondurre al Comune di Como, ci chiediamo, ma è possibile conoscere il curriculum delle persone che sono candidate alla presidenza o alla conduzione o a far parte di questa CDA? Di Fondazione Volta in particolare, è possibile che non si poteva pensare alla continuità? Poi, perché la scelta del sindaco è stata relativa al signor Castelli, che a quanto pare non è esattamente è stato un evento nella sua gestione di mirabile gestione. Dunque, queste sono le domande che facciamo ai nostri amministratori, confidando in una risposta. Grazie. Grazie. Grazie, buonasera. Di fronte al numero elevato, ad oggi siamo 1194, ma ne stanno ancora arrivando di avere. Di firme raccolte prima di tutto dai residenti e in seguito da alcune associazioni contro il progetto così impattante in una delle zone più pregiate della città, invito la Giunta a convocare al più presto e senza indugio un'assemblea tematica alla presenza di tutti i soggetti interessati, cittadini, associazioni, CNA, conferenze centri, comune e privato, nella quale sarà resa pubblica la validità del parcheggio progettato. Così tutti si renderebbero conto dell'effettivo impatto del parcheggio, degli alberi che sarebbero abbattuti e del verde che sarebbe eliminato, del posizionamento di una barra per entrare e uscire, vuol dire che sarà a pagamento con notte. Sarebbe anche importante rendere noto il piano finanziario del progetto per poter valutare i costi e i benefici per il comune. Per piacere segretezza, troviamo assurdo che altre città stiano lavorando per allontanare l'auto dal centro in un'ottica di miglioramento della vita delle persone e a poco si stia tornando indietro. La città è di tutti e quando si fanno scelte così importanti bisognerebbe sempre ragionare per il bene comune e con uno sguardo al futuro. Ci sono delle zone, lo sappiamo benissimo, senza essere al rosso delle mura che potrebbero essere recuperate per esigenze di sosta in modo più razionale per la città, per esempio la estesa di proprietà proprio del comune.
dentro dall'elenco di lavori di procedura. Temo che non siano certo questi 80 posti in più in bianca rete a risolvere questa situazione. Grazie. Grazie. Consigliere Mazzara.